troviamo nella riserva naturale di Monterufeno, un'area protetta del sistema dei parchi e delle riserve naturali della Regione Lazio, che si trova al confine con la Toscana e l'Umbria, tutta interna al comune di Acquapendente, che ne è anche l'ente gestore. La superficie di quest'area protetta è 3.000 ettari circa e protegge un territorio sostanzialmente composto da boschi di latifoglie, querceto misto sostanzialmente, ed altre essenze vegetali che possono essere le pinete artificiali e anche un castagneto e altre culture arboree. All'interno della riserva naturale ci sono diverse zone del sistema della Natura 2000 e si estendono nella parte di Monterufeno vera e propria, proprio la montagna interna, nonché il Bosco del Sasseto, che però è un monumento naturale esterno alla riserva di Monterufeno, e il SIC del Paglia, che è il fiume, un affluente di destra del Tevere, che divide in due l'area protetta. Circa 2.000 ettari sono a nord del Paglia e circa 1.000 ettari sono a sud, intorno alla frazione di Acquapendente che si chiama Torre Alfina. Ci troviamo sulla sommità di Monterufeno, a metà circa del percorso del sentiero che porta lo stesso nome. Siamo vicini ad un casale che è uno dei 30 casali che caratterizzano la nostra riserva naturale. In lontananza possiamo vedere degli elementi importanti del paesaggio, che sono il conetto vulcanico di Radicofani, che si trova nel Senese, nel Basso Senese, e il Monte Amiata, che è anche una stazione sciistica molto importante, comunque è una montagna vulcanica di un antico vulcano spento. E poi ancora più a sinistra il Monte Civitella, che è caratterizzato dal centro abitato di Castellazzara, nel Grossetano. Gli Arbonai vivevano qui diversi mesi, tutto l'inverno praticamente, costruendo proprio la carbonaia, che è un sistema di produzione del carbone da legna e serve praticamente per togliere tutta la parte acquosa e di cellulosa dalla legna. Il legno diventa così leggerissimo e viene facilmente trasportato. Veniva poi da qui spedito alle stazioni dei treni.